Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andiamo a risolvere questo esercizio di calcolo del modulo dell'impedenza di uscita di un quadripolo alimentato da un generatore che ha resistenza interna a 50 ohm. Qui avete lo schema, non è nient'altro che uno schema normalissimo dove però abbiamo inserito la teoria dei quadripoli. Quindi questa è la parte del generatore che abbiamo già visto dal video della teoria, può rappresentare uno stadio a monte del quadripolo, diciamo in azzurro, che vedete qua, e quindi può rappresentare quello che a tutti gli effetti è un circuito di Thevenin, un circuito equivalente di Thevenin. Qua vogliamo andare a vedere che cosa qual è l'impedenza di uscita, quindi che vedo ai due morsetti di uscita, e sappiamo che per fare questo dobbiamo andare a praticamente rendere passivi, quindi togliere gli effetti di quelli che sono tutti i generatori indipendenti sia in ingresso, e quindi andremo a cortocircuitare, a sostituire con un filo la VG, sia quelli eventualmente interni che in questo caso non ci sono. E quindi andremo a vedere l'impedenza equivalente, esattamente come quando si va a ricavare l'impedenza equivalente di Thevenin. Ci vediamo tra un attimo per la soluzione. Bene, allora andando a sostituire quindi il generatore con un filo, quindi andando a renderlo passivo, non vedremo altro che RG ed R2 in serie, attraversati dalla corrente d'ingresso, e poi in parallelo con R3 680, quindi avremo che la Z sarà puramente resistiva e sarà appunto pari a 50 più 470 e questa è la nostra resistenza serie RG, magari ce lo metto, facciamo così, facciamo RG più R2, così rimane con le indicazioni. Poi il risultato poi sarà per 680 fratto la somma. Ah, ho messo 680, e vabbè, ce la posso fare. Allora, per R3, quindi, e poi andiamo a sostituire per R3, e qua avremo RG più R2 più R3. Quindi, adesso andiamo a sostituire ed abbiamo 50, allora aperta tonda 50 più 4,70, poi per 6,80 e sotto abbiamo 50 più 4,70 più 6,80. Allora, risultato viene circa 295, quindi circa 295 ohm. Quindi semplicemente non si va altro che a fare un'impedenza equivalente a quello che si vede ai morsetti di uscita. Bene, esempio molto veloce e molto semplice, e per il prossimo esercizio invece andremo a vedere che cosa succede se, anziché puramente resistive, abbiamo delle parti reattive o all'interno del nostro quadripolo, come cambia il discorso della Z, quindi del modulo della Z.
qui possiamo anche mettere modulo, ma che sia modulo, che sia la z o d'altro, è puramente resistiva, quindi non cambia per nulla. Bene, spero sia tutto chiaro, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video.